Pier Silvio Berlusconi, Mediaset. Ecco come cambieranno i programmi. Pier Silvio Berlusconi ha avuto modo di annunciare i palinsesti della prossima stagione televisiva di Mediaset. Alcuni aspetti sono stati sorprendenti, come l'addio di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5 e l'arrivo di nuovi conduttori provenienti da altre reti. È piuttosto evidente che Pier Silvio stia mettendo in atto un cambio di passo, che porterà delle modifiche sostanziali in Mediaset. Pier Silvio Berlusconi cambia Mediaset, si punterà sull'attualità. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato, in conferenza stampa come ogni anno, i nuovi palinsesti Mediaset. Nel corso della nuova stagione ci saranno tante novità, ed alcune riguardano l'addio di conduttori importanti che sono stati a lungo nei programmi televisivi del Biscione. Tra questi, ha fatto discutere la scelta di non rinnovare Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso, e l'addio di Belen Rodriguez e di Ilary Blasi. Tutti questi sono segni di un cambiamento verso cui si sta portando Mediaset, e di cui ha parlato lo stesso amministratore delegato. Pier Silvio Berlusconi non ha potuto fare a meno di ricordare il padre, ammettendo commosso che l'esperienza di perdere suo padre è stata una delle peggiori della sua vita. Inoltre ha ricordato un momento in cui l'ex premier guardò l'agenda di Pier Silvio, e scherzando gli disse che era diventato come lui. Superato questo momento, Pier Silvio si è concentrato sui palinsesti, confermando l'impressione che era stata data all'origine. Infatti, lo stesso AD ha spiegato che è in programma un cambio di passo per Mediaset, e ci si adeguerà ad un pubblico trasversale che desidera essere più informato e sentir parlare di attualità. Da qui l'idea di modificare un certo tipo di televisione, scegliendo, ad esempio, Mirta Merlino al posto di Barbara D'Urso per la fascia pomeridiana. Pier Silvio Berlusconi, come cambierà Mediaset e quali programmi saranno confermati? Dopo aver capito che Pier Silvio Berlusconi intende cambiare Mediaset per adattarsi alle esigenze di un pubblico che si evolve, resta da capire in che modo sarà messo in pratica questo cambiamento. Innanzitutto c'è l'inserimento di molti giornalisti di rilievo, come Mirta Merlino, Bianca Berlinguer e Veronica Gentili. Programmi come Le Iene e Pomeriggio 5 saranno quindi coinvolti in questo cambiamento. Per i reality non dovrebbe cambiare nulla. Pier Silvio Berlusconi ha detto che pur non essendone un grande fruitore, ritiene che non vadano demonizzati. Tutti i conduttori storici come Maria De Filippi, Gerry Scotti e Paolo Bonolis sono stati riconfermati. Berlusconi ha sottolineato che Silvia Toffanin continuerà con Verissimo, e che lei non ha mai cercato di ottenere più di questo. Rete 4 proseguirà con l'attualità con conduttori come Nicola Porro, Giuseppe Brindisi e Mario Giordano. Si punta quindi ad una rete che guarda verso l'infotainment, ossia l'informazione che però a tratti vuole anche intrattenere, come conferma il ritorno dei reality e la scelta del raddoppio di Temptation Island. Voi che cosa ne pensate? Vi piace questo cambiamento di Mediaset o avreste voluto che si proseguisse come prima? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.